Venditalia 2016 è l'occasione per incontrare vecchi amici, nuovi amici, qualcuno che festeggia 10 anni per un brevetto internazionale e magari un volto che in questo caso non è più nuovo ma quasi famoso per gli amici di VenninTV.it, Marzia Maule. Bentornata Marzia. Bentornato anche a te. Io l'anno scorso sono tornato a questo stand, ma tu non c'eri perché c'era il vostro allora nuovo responsabile vendite e così chiesi, ma Marzia, beh Marzia quest'anno non è venuta ma verrà certamente alla prossima edizione, ed ecco di qui nei panni di responsabile marketing per la Magex SRL, un'azienda che, amici, è presente molto più nel mondo che non in Italia, una vera eccellenza dell'est d'Italia che ha sede in Sudafrica, ha sede in Canada, ha sede in Cile e in quanti altri posti del mondo. Stiamo iniziando ad esserci un po' dappertutto con le nostre installazioni, con le nostre vendite e stiamo pensando anche in Singapore, spostarci un po' verso l'est anche. Io ho capito che lei non vuole svelare quelli che sono i programmi futuri, perché meglio farle prima le cose e poi dirle in qualche modo. Beh, allora noi lasciamo che le facciate e poi magari ce le racconterete nelle prossime edizioni di Venditalia. Alle mie spalle però nel frattempo c'è un brevetto che, eccolo qui, facciamolo vedere, c'è un brevetto che quest'anno festeggia i 10 anni, 10 anni di vita per questo patented system che voi applicate praticamente in tutte le vostre macchine e che da quest'anno addirittura viene utilizzato da un altro big del mercato della distribuzione automatica. Esatto, da quest'anno infatti abbiamo la N&W ha iniziato ad utilizzare il nostro sistema per le proprie macchine. Siamo molto orgogliosi di questo, è un bel traguardo insomma. Sicuramente sì, anche perché sai, quando uno comincia dal nulla dice aspetta, ora avvito questo cacciavite, ora aggiungo questa molla, però quasi quasi ci metto anche questo motoriduttore, però devo poi pensare al software e così via, e poi introduciamo papà Mauro Maule che è l'amministratore dell'azienda. Ciao Mauro e benvenuto ai microfoni dinanzi alle telecamere di VenninTV.it. Ciao Fabio, grazie. Come sempre molto professionale. Ma per carità, io cerco di mettervi a vostro agio facendo informazione e dedicando a loro tutto ciò che può essere utile per realizzare business B2B o anche B2C. Ebbene, dicevo prima, poi si arriva al punto in cui si cresce e facciamoli vedere questi bei giocattoli, facciamoli vedere. Si arriva al punto in cui escono fuori queste meraviglie della scienza e della tecnica, come si diceva negli anni 60. Veramente, veramente. Noi ci mettiamo tutta la nostra passione, il nostro orgoglio per produrre un prodotto made in Italy riconosciuto in tutto il mondo e ci sta dando veramente grandissima soddisfazione. Abbiamo un successo incredibile negli Stati Uniti, Canada, e stiamo coprendo delle esigenze del mercato che nessuno finora aveva mai pensato di coprire. Stiamo vendendo macchine per prodotti che nessuno avrebbe mai pensato di vendere col distributore automatico. E io vorrei, anzi, interromperti, ma non per toglierti la parola, perché vorrei mostrare, venite qui, seguitemi, vorrei, ecco, farvi vedere quante belle cose si possono vendere da sinistra verso destra nel primo dei 6 cassetti che possono diventare addirittura 8 e che hanno un sistema brevettato, quello che vi ho fatto vedere prima, assolutamente intelligente. Tenete conto che nei primi cassetti possono essere venduti prodotti anche che arrivano a occupare fino a 4 spazi, ma sotto ci sono anche altre cose. Sì, beh, abbiamo fatto, diciamo, la cosa più importante che abbiamo fatto in Sud America, vendiamo la macchina proprio della Dolce Gusto, della Nestlé,
quella molto più grande, la vendiamo direttamente con questo distributore, naturalmente è un distributore speciale con una bocca molto più grande, e poi vengono vendute le capsule con una scontistica particolare a chi acquista la macchina nel distributore. Sono macchine da poter inserire anche in modo pubblico, diciamo il public vending. Centri commerciali, aeroporto, stazioni, e questo è il punto dove vengono installate naturalmente. Ecco, allora io giusto per darvi una piccola idea di quello che si può percepire da vicino e non a distanza, è che queste macchine sono robustissime. Cioè sono proprio dure, sono veramente molto molto robuste. Ascoltate, da questi due altoparlanti, come avrete potuto sentire, si ascolta della musica. Attraverso quest'altro piccolo forellino, quello che vedete qui, la macchina può andare a riconoscere la persona che sta acquistando il prodotto, e quindi si può realizzare del marketing mirato. Attraverso questo monitor si può fare tantissimo, Mauro, perché io ho notato che c'è la scheda del prodotto, ci sono più foto del prodotto, è come appunto andare su un sito internet e navigare allegramente con tutte le notizie che uno desidera avere prima di effettuare un acquisto. Sì, naturalmente ci sono tutte le informazioni, video, immagini, descrizioni, schede tecniche, ed è un'esperienza interattiva di acquisto che lascia veramente soddisfatto il cliente. Possiamo ad esempio vedere che riusciamo a distribuire confezioni di vino da 2-3 bottiglie, addirittura anche una bottiglia di Prosecco Magnum. Possiamo in questo caso anche vedere come funziona. Sì, dai, tanto siamo a fine giornata, possiamo anche permetterci dopo di dire ma sì, bagniamoci l'ugola con il Prosecco Magnum. Qui vediamo la temperatura in questo momento che c'è all'interno del gruppo frigo, che siamo a 3,7 gradi. Inseriamo la tessera per acquistare il prodotto, naturalmente si può acquistare con banconote, monete, correndo il resto in banconote e monete. Andiamo a selezionare il prosecco dell'azienda agricola Sordato, vediamo tutta la descrizione, acquistiamo il prodotto. Prodotto in corso, attendere prego. Ecco qui il braccio che si solleva. Sto facendo il test di riconoscimento del prodotto. Adesso si alza. Arriva fino al vano. Viene. E voilà. Ecco qui, scaricata. Ma se io sono minorenne? C'è il riconoscimento della tessera sanitaria, codice fiscale. Raccogliamo. Prego, prelevare il prodotto. Ecco qui. Senti a che temperatura è? Fredda, freddissima. È giusta, prendete qualche calice per favore. Ah, stampiamo anche il ticket? Sì, vediamo se... Ecco, stampiamo anche il ticket. Prelevare il resto, o la tessera. Stampiamo il ticket. Grazie e arrivederci. Grazie per averci visitati a Venditalia. Ecco qui, mostriamolo. Mostriamolo, come vedete, oltre... Insomma, è proprio quasi un venditore, un vendor umano. Sì, un negozio automatico. Se io adesso avessi bisogno di prendere gli accessori per aprire la bottiglia, posso prendere direttamente il kit di accessori della bottiglia, dove c'ho il termometro, c'ho il riparatore, e vado ad acquistare anche questo. Erogazione del prodotto in corso. Attendere, prego. Ora immagino faccia un nuovo test per verificare la veridicità della richiesta. Sì, e va a prendere il prodotto rimane completamente orizzontale, non viene manipolato, non cade, non salta. Sentiamo un po' che cosa dice la signorina. Prego, prelevare il prodotto. Così come lo vediamo sul distributore, così lo preleviamo. Che spettacolo, amici miei, che spettacolo. Vuoi stampare il ticket? Ma sì, via, stampiamo anche questa volta il ticket. Non dimenticare di prelevare il resto o la tessera.
Grazie e arrivederci. Grazie, è stata cortesissima. Mauro, continuiamo dall'altra parte per mostrare nel frattempo quali sono le altre caratteristiche, o meglio, le caratteristiche degli altri distributori. C'è il ProVision, che è un distributore maestoso, direi, titanico. Questa è la parola giusta. Questo è l'evoluzione del nostro distributore più grande, che è il distributore Pro. L'abbiamo fatto alto 2 metri proprio per l'esigenza del mercato, che ci chiedeva un distributore ancora più capiente. Questo distributore può tenere fino a 8 piani, qui lo vediamo in configurazione 6 piani. È proprio la particolarità del nostro sistema di erogare qualsiasi tipo di prodotto. Lo vediamo dalla bottiglia, ha il sacchetto di patatine molto grande, molto quello tipo proprio da party, che in un distributore normale non si può distribuire. Ma quanto sono contento io di vedere tanta bellezza realizzata in Italia. Qui in Italia sono tutti a lamentarsi, facciamo poco, dovremmo fare di più, potremmo fare di più. C'è invece chi silenziosamente sgobba 20 ore al giorno, perché sono 20 le ore in cui si sgobba, anche mentre si fanno alcune funzioni fisiologiche, si sta lì a pensare: ma come posso cambiare il motoriduttore o risolvere il problema della vita, che della vite che si spana, o no? Perfettamente, è proprio così, Fabio. E così, passo dopo passo, noi vi mostriamo quelle che sono in carrellata i prodotti erogati da distributori più che intelligenti, molto, molto, ma molto robusti. Questo l'abbiamo già visto anche lo scorso anno, è la Easy Touch. Ed è un distributore su 2 livelli, ma dillo tu, dai. Sì, questa è la caratteristica principale, è che eroga il prodotto ad altezza uomo senza manipolarlo, così come lo vedete, così viene erogato. Questo sta avendo un grossissimo successo Stati Uniti e Canada, perché ci sono delle normative che andare a prendere il prodotto nel basso può esserci un problema di igiene o un problema per le persone disabili. Disabili. Quindi qui, anche qui andiamo a coprire un'esigenza del mercato. Esatto, e io peraltro, come state vedendo proprio in questo momento, vorrei sottolineare l'importanza del poter riuscire a andare a vendere più prodotti, che siano bottiglie di vino, che siano barattoli di marmellata, spaghetti, pasta, tonno o qualunque altra cosa sia macchinabile. Questo tipo di macchina, la Easy Touch, che ha in dotazione le stesse caratteristiche della prima macchina che abbiamo visto, e la normale Easy, cioè quella senza altoparlanti, senza telecamera e senza display. Queste due macchine a chi sono dirette? Ovvero, dove hanno maggior successo nel mondo? Beh, allora, se parliamo dell'Italia, sta avendo un grandissimo successo nelle farmacie, proprio perché è già adatta all'eliminazione delle barriere architettoniche. Quindi siamo già con l'erogazione all'altezza uomo, uno può andare anche con la sedia a rotella a prendere il prodotto di cui ha bisogno. Stati Uniti e Canada sta avendo un grandissimo successo per la vendita di piatti pronti, di zuppe. Si sa, il mercato richiede la zuppa pronta, la macchina eroga perfettamente in maniera orizzontale, non la capovolge, e il cliente ce l'ha a portata di mano direttamente. Perché una delle caratteristiche di queste macchine è proprio questa: sono talmente robuste e ben fatte che per capovolgerle non occorrono 2, 3, 4 persone, occorre proprio un carro armato con una super catena che se le tiri, perché sono diversamente pesanti, direi. Che pesanti, sì. Beh, addirittura queste macchine sono tutte in acciaio inox, noi qui le vediamo bianche, può essere bianche, nere, rosse, come si vuole, però la struttura è in acciaio inox, perché possono essere installate anche vicino a una spiaggia, al mare direttamente, non hanno problemi assoluti di corrosione. Mauro, quanti complimenti potrei andarti a fare per dire sì, è stata dura, stiamo andando benissimo, ci stiamo sviluppando in tanti posti del mondo, ma quanta fatica. Ah, sicuramente, le 20 ore di cui parlavi prima veramente sono così. Ci stanno, perché anche a letto ci pensi. E allora passiamo alla novità 2016, passiamo a quello che voi siete andati a presentare qui a Venditalia, oppure volevi prima ancora farmi vedere altro? Ma io farei vedere un'erogazione di un prodotto tipo su vaschetta, una sì, confezione velocissimi di pasticceria,
così Marzia può far vedere esattamente come funziona il sistema. Ecco, avviciniamoci ancora. Sì, qui. Ecco qui. Nel frattempo c'è anche la scheda tecnica. Sì, c'è la scheda tecnica, descrizione, video, calorie. È veramente completa. Come un negozio, come avere un assistente virtuale. Andiamo, vieni qui, preleviamo. Si vede proprio che io prelevo direttamente con la mano, così come era il prodotto caricato sulla macchina. Senza manipolarlo. Quindi se è un piatto pronto, una pasta, un vassoio di pasticceria, lo posso vendere direttamente così. E anche in questo caso non dobbiamo dimenticare di prelevare il resto, non dobbiamo dimenticare di farci emettere il ticket semmai. Bravissimo. E allora passiamo a questo punto alla novità 2016, quella che tu mi dicevi all'inizio è quella che presentate in occasione di Venditalia di 2016. Sì, diciamo, questa macchina è nata l'anno scorso in luglio-agosto, perché abbiamo avuto una commessa dalla Nestlé in Sud America per vendere gelati con un sistema di visibilità del prodotto, di una presentazione del prodotto diversa da tutto quello che c'era sul mercato. Abbiamo sviluppato il nostro sistema brevettato per meno 40 gradi con un modulo ad alta efficienza termica e a bassissimo consumo, a cui abbiamo applicato tutto il nostro sistema. Tutto l'interno è realizzato in acciaio inox e i sistemi sono tutti per meno 40 gradi. Meno 40 gradi. Abbiamo un modulo frigo a gas verde, che è quindi già ecologico, già testato e già accettato in tutto il mondo, e permette di un abbattimento della temperatura immediata. La porta è con sistemi di resistenza elettrica per fare uno sbrinamento immediato all'appannamento del caricamento. Ecco, voi capite, se voi sentite e analizzate frase per frase tutto ciò che ha detto nell'ultimo minuto, vi accorgerete di quanta attenzione all'ecologia, all'economia di scala del prodotto, alla tecnologia, quanta tecnologia c'è qui dentro. Noi lo vediamo così, in realtà questo è il frutto di mesi e mesi di esperimenti, prove, tante cose poi voglio dire andate male, che sono state, tu non ti sei scoraggiato e hai detto ok, ricominciamo da capo. Forza, per forza, così si fa, sempre avanti. Ebbene, questa macchina è destinata non solo al mercato italiano ma anche e soprattutto a quello internazionale. Sì, quello internazionale. In Sud America abbiamo già 25 installazioni, tutto con prodotto Nestlé, per vendere gelati e surgelati. Adesso qui possiamo vedere che con il nostro sistema uno può erogare qualsiasi cosa. Mi viene in mente la baguette surgelata, mi viene in mente il piatto pronto. E proprio la flessibilità del nostro sistema permette di dare spazio alla fantasia e vendere quello che si vuole. E allora, prima di concludere, diamo uno sguardo a questa macchina smart che in questo caso va a vendere, o meglio, è predisposta per gli accessori dedicati al materiale della sicurezza sul lavoro. Sì, questa è un'altra esigenza che è venuta dal mercato per distribuire i DPI, sistemi di protezione individuale, qui le aziende non riescono mai a gestire in maniera corretta, perché i guanti uno li prende all'ultimo minuto, è difficilissimo da gestire. Con il nostro sistema abbiamo un software abbinato alla macchina che permette di dare delle scadenze ai prodotti che uno prende, cioè uno può dare ad esempio i guanti una volta ogni due giorni, dipende dal reparto, l'elmetto una volta al mese, la tuta una volta alla settimana, operaio per operaio, e quindi l'azienda ha una gestione completa, sotto controllo, e tutto naturalmente con un software su web, quindi uno lo può vedere dal telefonino, dall'iPad, da come vuole. E con questo sistema è anche c'è lo stock reale in tempo reale della macchina a portata di mano, quindi quando un prodotto sta per finire arriva l'email di avviso di ricaricare quel prodotto.
Ecco, questa lui ce l'ha spiegata in pochi secondi, ma per fare tutto questo loro ci hanno impiegato mesi e mesi e mesi di sperimentazione. E allora grazie Mauro, sei stato cortesissimo, squisito, gentilissimo nell'andarci a mostrare come funziona l'erogazione di un prosecco formato Magnum, che ora andremo certamente a inaugurare. Ma prima ancora io vorrei far vedere quantomeno una sola erogazione di un gelato, in modo da poterci poi lasciare. Questa funziona, è in funzione in questo momento? Poi facciamo il piatto pronto, che è una cosa che nessuno riesce a fare. Proviamoci. Marzia, sei qui? Vieni qui. Mettiamo la card all'interno, la card in questo momento viene riconosciuta, e poi che cosa accade? Raccontacelo. Selezioniamo un gelato, vi va bene? Un piatto pronto, delle tagliatelle, fettuccine. Vanno bene le fettuccine, siamo in orario. Okay. Compriamo. Ecco qui. Attendere, prego, si sta spostando l'ascensore, è salita al terzo piano, scende giù la fettuccina alla carbonara, che viene a questo punto inserita dove? Nello scompartimento di prelievo, come possiamo vedere cade. Dopodiché peggia e ci dice che è momento di ritirare il nostro prodotto. C'è sempre la signorina chiusa nel distributore, che nel frattempo, ecco qui, ci ricorda di prelevare fettuccine alla carbonara, e queste vanno ovviamente nel forno a microonde. Microonde o nel forno tradizionale. Bene, e allora amici, per chiunque desideri avere delle informazioni rispetto ai distributori della Magex, ricordiamo qual è il metodo per mettersi in contatto con voi. Il vostro sito è www.magex.it. E allora verrete naturalmente poi contattati attraverso l'area contatti. Se dite voglio essere contattato, questa è la mia mail, questo è il mio numero telefonico, e a quel punto potrete entrare in contatto diretto con loro per informarvi sul costo, sulle modalità di acquisto e così via di questi magici distributori. Vieni qui, ne abbiamo coniata un'altra oggi, ma magici distributori alla Magex, le voglio i diritti d'autore. E allora negli Stati Uniti dicono Magex it's magic, ecco, hai visto, senza saperlo. Mauro, grazie, naturalmente era un modo per alleggerire il caldo che attanaglia questi giorni, in cui dopo un inverno un po' freddino è arrivato tutto insieme il caldo, e qui insomma. Ok Mauro, e allora saluta gli amici di vennintv.it. Arrivederci alla prossima Venditalia. Marzia, buona Venditalia a tutti quanti, e ci vediamo nel 2018. Nel 2018 vi voglio entrambi qui, io spero di esserci naturalmente per poter documentare a tutti voi le altre novità, le novità del biennio 16-18 di Magex SRL. Per il momento è tutto, Fabio Russo per vendintv.it, qui a Venditalia 2016. Non andate via!